Allora, nuovo video. Questo sarà un nuovo video haul e novità che si possono trovare in questi giorni da Lidl. Infatti, sono andata a fare il mio solito giro e spesa settimanale da Lidl e ho trovato tantissime cose carine che però non avevo visto nell'app e neanche nel volantino di Lidl. Allora, il motivo per cui faccio questo video, in primis, è lei. Di che cos'è, visto che non si vede nulla? È praticamente la Simil Tangle Teaser in vendita in questi giorni da Lidl. Allora, la marca della spazzola si chiama Mio Mare ed è una spazzola districante per districare facilmente i capelli senza tirarli e strapparli. Adatti a tutte le lunghezze dei capelli. Pulire regolarmente la spazzola con un pettine, sciacquare con acqua tiepida o shampoo delicato e far asciugare. Vi leggo questo perché praticamente sono entrata da Lidl per fare questo giro, come vi ho detto, non avendo visto questa spazzola da nessuna parte sul volantino, sono andata un po' lì tra gli scaffali come faccio sempre e dentro un cestone mi ritrovo 5 spazzole così, cioè nel senso 5 diverse spazzole fatte così, ma con fantasie diverse qui sopra. Questa è quella che ho scelto io, ossia la zebrata bianca e nera. Poi ce n'era una leopardata marrone e gialla e nera, una cosa così. Una leopardata fucsia, una completamente nera ed una completamente fucsia. Poi vi lascio tutte le foto qui così le vedete. Lidl è uscito con Mio Mare, ossia il marchio di questa spazzolina, con questi Simil Tangle Teaser. Allora, queste appunto, cosa sono? Sono le Tangle Teaser di Lidl, come le chiamo io. Se, penso che già lo sappiate, ma le Tangle Teaser sono delle spazzole abbastanza nuove, uscite tipo da 2-3 anni, che danno la possibilità di districare i capelli, di non urlare se si hanno nodi, perché le setole sono molto molto morbide e appunto permettono di passare la spazzola nei capelli, di sciogliere i nodi senza dare alcun problema, senza spezzarli, eccetera. Le Tangle Teaser originali si possono acquistare in moltissimi siti e vengono dai 10 euro in su. Quando quindi sono arrivata da Lidl e ho visto queste spazzole simili appunto a Tangle Teaser a 2,99 euro, ne ho preso subito una per provarla. E devo dirvi, facendovi una prima recensione, che non mi è piaciuta tantissimo perché le setole sono molto rigide, vedete, non sono belle morbide come quelle della Tangle e tendono a far spezzare i capelli, soprattutto se si hanno come me i capelli fini e lisci. Io l'ho provata per 1 o 2 giorni. E non mi è piaciuta molto, vi dico la verità, perché tende a farmeli spezzare. Infatti, ogni volta che finisco di spazzolarmeli, trovo sempre dei capelli qui all'interno. E no, la Tangle Teaser dovrebbe aiutare a non cavarli, non a spezzarli ancora di più. Quindi io direi che non ha lo stesso effetto di quella originale, ma che secondo me è più una spazzola adatta magari a fare una coda, ecco, aiutarmi a fare una coda per pettinare i capelli quando si è fuori, quindi una spazzola prêt-à-porter, piccolina, leggera e pratica appunto da portare in bocca. Magari forse per un'altra tipologia di capello diverso dalla mia potrebbe anche essere una spazzola adatta, ma siccome me li avete un po' fragili, un po' fini e soprattutto lisci, non ve la consiglio, cioè ve la consiglio come spazzola per tutti i giorni, ma non come una vera e propria, ecco, spazzola districante. È bella l'idea che si mette nella sua confezioncina trasparente, o però quindi ogni volta che si utilizza si mette dentro e è anche facile da pulire assolutamente, anche senza shampoo con un po' d'acqua si può fare. Non si rovina, non si è mai rovinata finora, quindi devo dirvi che per questo mi piace tantissimo. Poi questa settimana, a parte la spazzola Simil Tangle, ho trovato altre due linee. Una è i provenzali. Nella linea dei provenzali ho visto che c'era una saponetta, un bagnoschiuma, l'olio di mandorle dolci puro e poi c'era la crema corpo.
tutto quello che vedete dei provenzali, edizione olio di con olio di mandorle dolci, prendetelo perché ragazzi ha un inci ottimo. Sono praticamente prodotti che si trovano anche da acqua e sapone dei provenzali. Se ancora li trovate, sono andata nel mio punto vendita e ci sono ancora, assolutamente prendeteli perché hanno tutti inci perfetti e magari un bagnoschiuma o uno shampoo a 2-3 euro con buon inci. È perfetto, cioè è da trovare al supermercato, è proprio ottimo. Soprattutto vi consiglio di prendere l'olio di mandorle dolci, che ne vale secondo me davvero la pena, perché per 4-5 euro 100 ml di un olio puro, soprattutto da mettere sui capelli, sulla pelle, è ottimo. Quindi linea dei provenzali approvata. Vi ho già fatto il post sul blog, ve lo lascio giù nell'info box. E poi ho trovato un'altra linea che si chiama Sien Professionnel Oilala. Comunque praticamente sarebbe una linea professionale a base, mi sembra, di olio di argan, tutta per i capelli, in cui c'era la BB cream per i capelli, c'era lo shampoo, c'era il balsamo, c'era, mi sembra, un olio per i capelli. Ma ragazze, ve lo dico, non mi è piaciuta per niente quella linea perché è piena o di ciclopentaxiloxane o di silicone o di PEG e sinceramente preferisco prendere l'olio di mandorle dolci dei provenzali che vi ho detto prima e così risparmio perché comunque il prezzo era 4, 5, 6 euro anche di quella linea lì. Preferisco prendere l'olio di mandorle dolci dei provenzali, me lo metto sui capelli come impacco pre-shampoo e non ho alcun silicone sui capelli. Quindi quella linea Oilala, poi vi lascio la foto qui così la vedete, non mi piace, non ha un buon inci. Bene ragazze, con questo è tutto. Fatemi sapere se anche voi avete provato la spazzola del Lidl Simil Tangle Teaser, se vi è piaciuta, se magari a voi non ha fatto questo effetto di capello spezzato, se magari a voi non ha dato problemi, forse avete appunto una diversa tipologia dei capelli e non ve li ha spezzati. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un bacione! Ciao!